Ben ritrovati. In questo video ripropongo la lezione che ho tenuto recentemente all'Uni3, dove insegno l'Università delle Tre Età, dove insegno il piacere della storia. E la prima lezione ha riguardato un argomento particolare che da noi non è che si conosca moltissimo, che riguarda la rivolta dei samurai cristiani. Siamo nel 1637-1638, una storia particolarmente interessante che è bene conoscere. Allora, alcune cose sul Giappone nel XVI secolo. Il Giappone era un paese che aveva ricevuto moltissimo, quasi tutto dalla Cina. Era governato, almeno nominalmente, dall'imperatore, che si chiamava Tenno, che era ritenuto di natura divina, discendere direttamente dalla dea Amaterasu, che era la divinità principale della religione Shinto, che era la religione ufficiale dei riti dello Stato. Richiedeva una ubbidienza totale. Ecco, nelle scuole veniva proprio insegnato che anche in caso di contrasto tra la ragione, la ragionevolezza, e la legge bisognava sempre seguire la legge, ubbidire in modo totale. Questo veniva insegnato fin da piccoli. Quindi bisognava ubbidire senza pensare. E questo era appunto il comportamento che veniva inculcato, ecco, fin da bambini. Per cui se il superiore, ad esempio, imponeva il suicidio, il cosiddetto seppuku, ecco che il sottoposto doveva farlo, in caso contrario perdeva l'onore e diventava quindi agli occhi dei giapponesi degno di disprezzo. Era assente quindi nella concezione proprio giapponese il concetto di persona, con i suoi derivati della responsabilità personale, che veniva invece vista come sempre collettiva. Un proverbio, no, giapponese diceva che ogni chiodo che sporge verrà ribattuto, proprio perché chi commetteva un'infrazione veniva punito non solo lui, ma spesso la famiglia, a volte anche l'intero villaggio. Per cui la responsabilità, ecco, veniva sempre vista come collettiva. Poi il Giappone era diviso a parte le varie isole, ma era diviso in clan, i vari signori. A capo vi era un signore, diciamo, feudale, tra virgolette, che si chiamava Daimyo. In caso un signore si macchiasse di qualche disonore, veniva pure esiliato, oppure costretto al suicidio, ad esempio tutti i suoi samurai, che erano i suoi servitori, di fatto rimanevano senza lavoro. Diventavano Ronin, cioè uomini onda, e quindi vagavano alla ricerca appunto di un altro ingaggio che a volte non trovavano. Ed erano proprio Ronin, cioè samurai senza padrone, i cristiani protagonisti appunto della rivolta del 1637-1638. Il sistema economico giapponese era basato essenzialmente sull'agricoltura. Quindi erano i contadini che da soli, insieme poi un po' ai pescatori, dovevano procacciare il cibo per tutti, che al 90% era costituito poi dal riso. Di fatto solo loro pagavano le tasse, che venivano corrisposte in natura. No, 2/3 del raccolto andavano al signore e poi 1/3 rimaneva loro. Le tasse erano stabilite dall'autorità centrale, divise tra i vari daimyo, i quali poi dovevano dare una quota loro assegnata al bakufu, letteralmente il governo della tenda, il governo centrale, gestito appunto dallo shogun. Lo shogun appunto era il primo ministro, il capo dell'esercito. E chi comandava realmente in Giappone era proprio lo shogun. Per cui i vari daimyo, no, diciamo così, si contendevano proprio la carica di shogun, che era molto ambita. Quindi il sistema fiscale era molto pressante, molto odioso.
e quindi era facile che avvenissero rivolte, rivolte che però venivano sedate col sangue. Ovviamente a seguito proprio di queste rivolte, ad esempio ai contadini, era proibito poter tenere le armi, proprio onde evitare proprio che potessero nelle loro rivolte avere la meglio. Quindi i samurai era poi la classe sociale più importante, più numerosa, suddivisi in varie classi, da quelli più importanti, nobili e ricchi, a quelli più bassi. A tempo pieno il loro addestramento avveniva fin da piccoli, fin dalla tenera età. Poi c'erano molti altri funzionari ad ogni livello, al cui vertice ovviamente stava lo shogun e poi la corte imperiale. E poi avevamo moltissimi monasteri buddisti e preti shintoisti che erano stipendiati dallo Stato, dal governo. I bonzi però buddisti vivevano però di offerte e quindi si distinguevano un po' dai preti shintoisti. Insomma, la situazione era un po' questa. Qui abbiamo una foto del 1880 circa che riprende alcuni samurai e a fianco appunto le katane, le loro spade che venivano usate. Affilate come rasoi, ecco, erano anche delle vere e proprie opere d'arte. Il samurai aveva, ad esempio, rispetto al contadino, un nome proprio, un nome di famiglia, portava le due spade, quella più lunga, quella più corta, e avevano la libertà di poter, ad esempio, uccidere qualunque contadino per qualunque motivo. Non so, per la mancanza di rispetto, per non essere stato salutato. Oppure perché un contadino non aveva ceduto il passo, oppure semplicemente a volte anche per provare semplicemente il filo di una nuova spada. Aveva però un compito, un obbligo, il samurai, semplicemente di comunicare l'effettuato omicidio all'ufficio di registro più vicino alla zona dove lui in quel momento si trovava a passare. Il Giappone incontra il cristianesimo a partire dal 1549, il 15 agosto del 1549, quando Francesco Saverio sbarca in Giappone, conosciuto con il nome di Cipangu. Egli, quando arrivò, trovò un paese Sengoku, cioè un paese in guerra. Proprio perché circa la dozzina dei vari clan grandi che abitavano nelle tre grandi isole che costituivano poi l'arcipelago giapponese, il Kyushu, l'Honshu e lo Shikoku, erano in lotta tra di loro, si spartivano il potere. Poi avevamo un'infinità ovviamente di isole minori, la capitale era Kyoto e la popolazione più o meno tra i 20 e i 25 milioni di abitanti. Bene, quando appunto Francesco Saverio arriva, vi arrivò guidato da un ex pirata, un giovane giapponese che lui aveva conosciuto a Malacca. E questo lo portò nella sua città, la città di Kagoshima, che si trovava nel sud, dove il signore, no, di quella provincia, Shimazu Takaisa, gli concesse di predicare. Così iniziò la sua predicazione. Solo che poi si scontrò con i bonzi, perché lui li attaccò anche proprio per il loro modo di vivere, i costumi. Ovviamente questo creò problemi. Poi c'era anche un'altra questione, invece, che riguardava proprio il commercio con l'Occidente, in modo particolare con i portoghesi. I portoghesi, che commerciavano appunto in Giappone, preferivano attraccare a un porto, il porto di Hirado, che era sotto il comando, il controllo di un daimyo che era un nemico di Shimazu. Comunque questo Shimazu che cosa fece? Sobillato poi dai bonzi, vietò pena la morte la conversione al cristianesimo. E così allora il Saverio dovette abbandonare
Kagoshima e si diresse appunto verso Irado, dove il Signore gli concesse di predicare. Ovviamente le motivazioni erano anche di tipo economico, non è che questi signori, diciamo così, fossero attratti almeno in questa fase dal cristianesimo. Questo episodio però è emblematico. Saverio capì che era importante intanto affidarsi ai daimyo, che erano coloro che avevano il vero potere, e quindi bisognava rivolgersi a loro. Se il daimyo era d'accordo, concedeva, bene, ecco che si poteva predicare. Nello stesso tempo, lui si rese conto che il suo modo di vestirsi, il suo abito di messa, non era capito dai giapponesi. In fondo disprezzavano proprio, perché ritenute di proprio conto, coloro che predicavano, Gesù Cristo, il Dio adorato dai cristiani, perché chi lo faceva, appunto, non vestiva male, quindi capì che bisognava cambiare, adattarsi alla mentalità giapponese. Ecco che allora accettò di vestirsi di seta, di farsi vedere circondato da onori, da venerazione, soprattutto dai mercanti giapponesi. Allora questo comportamento accrebbe agli occhi dei giapponesi proprio il suo prestigio. Lui comunque predicava girando le piazze con un interprete che traduceva quello che lui appunto diceva. Solo che lui si rese anche conto che alla fine però anche dei daimyo non si ci poteva poi fidare più di tanto, perché potevano cambiare idea, potevano essere uccisi. E quindi capì che bisognava andare all'origine di tutto. Essendo che il Giappone prese molto dalla Cina, capì che bisognava partire di lì. Perché soltanto se il cristianesimo fosse veramente approdato in Cina, da lì allora sarebbe potuto essere preso molto bene anche in Giappone. E così decise di andare in Cina, solo che non ci riuscì, perché poi morì nel 1552 nell'isola di Sichuan, sulla costa del Giappone, sulla costa della Cina. Comunque poi ovviamente rimasero, che furono i gesuiti, in questo periodo l'evangelizzazione era tutta affidata ai gesuiti. La prima conversione di un daimyo, di un signore, avvenne nel 1563, Omura Sumitada. Fu lui a concedere ai cristiani il porto di Nagasaki. Siamo nella zona sud del Kyushu, che diventa quindi il centro del cristianesimo giapponese. Nel 1570 il Giappone contava già 30.000 anime, 30.000 cristiani, circa 40 chiese, proprio perché si diedero da fare i vari missionari, e quindi crearono poi l'aiuto, ebbero anche proprio l'aiuto poi di coloro che, dei giapponesi che si convertirono. In quel periodo emerse un uomo forte del paese che si chiamava Oda Nobunaga. Egli si insediò a Kyoto. Permise ai gesuiti di costruire una chiesa nella capitale Kyoto. I suoi scopi però quali erano? Quelli di tenere in fondo a freno i bonzi, come tutti gli altri daimyo, e nello stesso tempo mantenere buoni rapporti commerciali con gli europei, proprio perché, ad esempio, molte cose, soprattutto le armi da fuoco e la seta. Questo suo gesto venne interpretato dai vari daimyo come una libertà di poter aderire alla nuova religione, al cristianesimo. E così, appunto, vi furono vari daimyo che si fecero battezzare.
fino a che alla morte di Oda Nobunaga, avvenuta nel 1582, successe che a Kyoto veramente il cristianesimo era diffusissimo. Era diffusissimo. Molti nobili si vestivano all'europea, portavano ad esempio il rosario al collo. Ad esempio, il comandante della cavalleria, che era un figlio del daimyo, e anche una grande poetessa erano diventati cristiani. Ovviamente per molti di loro era una moda, però vi fu un personaggio importante, un daimyo importante, che si convertì. Invece per lui il cristianesimo, la conversione fu veramente non superficiale. E Takayama Ukon, che merita così di essere un po' ricordato, egli era un grande samurai, un grande samurai cristiano. Suo padre, Takayama Zusho, era al servizio del signore di Yamato, che lo aveva messo al comando di un castello, il castello di Sava. A Yamato c'era una missione cristiana di gesuiti guidata da Gaspar Vilela, da padre Gaspar Vilela, il quale però era odiatissimo dai bonzi. Chiedevano al signore Matsunaga di mandarlo via, però il signore Matsunaga era un uomo onesto, imparziale. Allora cosa fece? Nominò una commissione di 3 suoi fidati per appunto esaminare la dottrina di questo gesuita, e uno dei 3 era appunto Takayama Zusho, il quale appunto mise a confronto, ecco, la dottrina che veniva predicata dai bonzi e quella del padre, e alla fine capì che era veramente piena di insegnamenti giusti, di buon senso, eccetera. E ne fu così talmente convinto che si fece battezzare, divenne cristiano e riuscì a convincere anche gli altri 2 arbitri, gli altri 2 esaminatori, che divennero cristiani a sua volta. E così il suo feudo, no, Sava, divenne poi cristiano, anche perché la sua conversione indusse poi moltissimi suoi sudditi a convertirsi al cristianesimo. E così abbiamo, ovviamente, non mancavano, ecco, coloro che invece non accettavano, questo non ci dobbiamo meravigliare. I nemici, no, di Matsunaga, al cui servizio appunto si trovava il padre, non potendo attaccare direttamente lui, attaccarono i suoi uomini più fedeli e così fecero cadere in disgrazia Takayama Zusho, che perde il feudo, il quale si mise allora al servizio di un altro signore, che era il braccio destro di Oda Nobunaga, Wada Koremasa, il quale aprì a Kyoto appunto le porte ai gesuiti. Solo che poi questo Wada venne ucciso in combattimento, gli successe il figlio. Il figlio però era ostile ai Takayama. E allora avvenne un duello notturno tra Korenaga e Ukon, appunto, che era il primogenito di Zusho. Ukon uccise l'avversario, ma rimase gravemente ferito. Rimase a lungo proprio tra la vita e la morte. Comunque poi si riprese e questo Ukon appunto si era fatto battezzare insieme ai suoi fratelli per compiacere inizialmente il padre. Però fu proprio nel periodo in cui della lunga degenza, della lunga convalescenza, che veramente rifletté moltissimo proprio sul senso della vita. E una volta guarito, abbracciò veramente il cristianesimo in modo serio, in profondità di cuore, e non semplicemente così come qualcosa di superficiale. Così questa sua vittoria gli assicurò un feudo che si popolò di cristiani. Ukon si sposò, si mise poi al servizio di un signore, un certo Araki Murashige, presso il quale appunto
si mise al servizio, quindi poté operare bene, lo lasciò libero. Soltanto che cosa successe? Che a un certo punto Araki, contro il parere di Ukon, decise di ribellarsi al signore Oda Nobunaga, che abbiamo visto più su. E allora cosa fece questo signore? Perché c'era proprio una gerarchia. Scatenò una campagna militare contro le ribelle, ma anche contro i vassalli. E Ukon capì che le cose si mettevano male, anche se lui non era favorevole a combattere contro questo signore. Capì che avrebbe massacrato tutti, tolto il favore ai cristiani. E allora cosa fece questo Ukon? Passò tutta la notte in preghiera. Oltretutto lui era anche un esperto della un maestro della cerimonia del tè, quindi riuscì a raggiungere una calma interiore. All'alba si presentò, poi a una mattina l'alba è disalmato, si presentò nell'accampamento di Nobunaga, il quale apprezzò moltissimo questo gesto, il gesto di Ukon, quindi risparmiò il suo castello, però dovette salvare le apparenze e allora mandò in esilio il padre, Zusho. Nello stesso tempo, però, volle Ukon al suo diretto servizio. Non solo, ma gli concesse anche la libertà, il permesso di poter costruire un seminario per gli aspiranti preti giapponesi. Questo fu molto bello. Nel 1582, però, Nobunaga venne ucciso a tradimento da un vassallo. Ukon cosa fece? Vendicò l'uccisione del suo signore e sconfisse in battaglia il traditore. Solo che il successore poi di Nobunaga premiò Ukon con un feudo e gli permise appunto di costruire una chiesa a Osaka. E così il nuovo signore Hideyoshi divenne appunto il protettore dei cristiani e coprì anche di onori, ecco, il padre gesuita Coelho. Soltanto che questo Hideyoshi, diciamo così, era un po' megalomane, avrebbe voluto conquistare la Corea, poi anche la Cina, e così chiese al gesuita l'appoggio delle navi dei portoghesi per poter fare questa impresa. Ora, in cambio avrebbe ordinato a tutti i giapponesi di abbracciare il cristianesimo, non solo, ma si sarebbe anche fatto battezzare lui, se gli fosse stato permesso di mantenere le sue concubine. Ne aveva centinaia, nella sola Osaka. Il padre gesuita, diciamo così, ovviamente non sapeva benissimo che lui non aveva nessuna possibilità di poter realizzare questo sogno. Comunque si limitò a garantire l'aiuto dei vari daimyo cristiani, però per quanto riguarda le concubine, il discorso ovviamente non poteva essere accettato. E a questo punto Hideyoshi che cosa fece? Se la prese e richiamò un bonzo che era stato prima mandato via, che era già stato suo consigliere, ed era anche il bonzo che gli procurava le concubine e che odiava i cristiani. E così a questo punto, questo Bonzo, che si chiamava Senso, disse appunto al Signore che i cristiani obbedivano più ai missionari che a lui. E allora volle fare una prova. Ordinò a Ukon, Takayama Ukon, di rinunciare alla sua religione, al suo credo. Ovviamente lui si rifiutò. A questo punto il Signore dice, ma allora aveva ragione il mio Bonzo, e così bandì il cristianesimo, anche se però poi cambiò idea e perdonò Ukon. Cosa è successo però? Per poi fargli cambiare idea in modo definitiva. Un giorno successe che una nave spagnola si incagliò nelle coste dello Shikoku e il signore locale e ne aveva sequestrato il carico, invocando il diritto di preda. Il comandante della nave, ovviamente, minacciò l'intervento degli spagnoli. A questo punto, Hideyoshi cacciò via i missionari e il cristianesimo venne bandito.
Per cui ecco che le cose adesso si misero veramente male perché in questo periodo abbiamo i primi martiri cristiani. Proprio per dare un esempio, 26 cristiani vennero crocifissi a Nagasaki, che era il porto degli europei e centro del cristianesimo giapponese. Poi, morto Hideyoshi, il potere fu preso, vabbè, passò al figlio, ma essendo che era piccolo, il potere fu preso da Tokugawa Ieyasu, che si proclamò shogun, fece uccidere il figlioletto, che appunto era ancora piccolo, con la madre. Ukon venne mandato in esilio con tutta la sua famiglia. In fondo gli sarebbe bastato anche un atto di sottomissione formale, ma a lui non volle perché volle mantenere la sua fede, quindi morì un mese dopo a Manila, invocando proprio il nome di Gesù. E iniziò così la persecuzione. Perché questo Tokugawa, una volta che appunto prese il potere, a livello formale cedette lo shogunato al figlio, Hidetada, e portò la capitale a Edo, spostò la capitale a Edo, oggi Tokyo. Hidetada, il figlio, era un fanatico buddista, fece radere al suolo tutte le chiese cristiane e iniziò proprio una politica fortemente persecutoria contro il cristianesimo. Mantennero però la politica, diciamo così, commerciale nei confronti degli europei, però aprirono agli olandesi. E questo non fu importante perché gli olandesi, al contrario dei portoghesi, erano ormai non più cattolici, avevano abbracciato la causa protestante, quindi vedevano in cattiva luce i papisti. Così, appunto, quando la carica in modo ufficiale dello shogun passò al figlio nel 1622, poterono appunto continuare a commerciare gli olandesi, mentre invece i cristiani che erano presenti sul territorio, a questo punto dovevano fare una scelta: o calpestare le immagini sacre di Gesù, di Maria, le cosiddette fumie, e quindi abiurare, oppure la morte. Morte che veniva somministrata nei modi veramente più efferati. La fantasia orientale per uccidere le persone era veramente eccezionale. Chi veniva bollito vivo, chi veniva segato in due. Oppure che alla fine morivano annegati dall'acqua di mare, appesi con la testa in giù in un pozzo pieno di escrementi, oppure arsi vivi o crocifissi. Quindi questo che cosa fece? Che i cristiani adesso poterono manifestare la loro fede solo nel nascondimento, diventando appunto Kakure Kirishitan, cristiani nascosti. Ovviamente per poter portare avanti così nel nascondimento la fede, venivano nominate alcune persone di fiducia, chi si doveva occupare della preghiera, e veniva chiamato appunto l'uomo della preghiera. Per i battesimi, ecco che allora l'uomo dell'acqua. Per chi aveva il compito di dover tenere a mente le varie date, segnare le varie date, ecco, era l'uomo del calendario. Poi alcune immagini Shinto venivano camuffate in immagini cristiane, in modo tale che così facevano finta di venerare la divinità Shinto, ma in realtà no. Proprio perché avevano tantissime dee il shintoismo. Ecco che allora, ad esempio, alcune dee, come la dea Amaterasu, veniva camuffata, no? In realtà rappresentava la Madonna e così via. Quindi in questo modo poterono proseguire. Per quanto riguarda, ad esempio, i funerali e i matrimoni, invece, diciamo così, dovevano un po' seguire i riti ufficiali. E comunque, ormai la politica anticristiana proseguì.
Nel 19 agosto del 1622 a Nagasaki vennero martirizzati un domenicano e un agostiniano che vennero consegnati dagli olandesi ai giapponesi. E così proseguirono. Ricordiamo Carlo Spinola, che fa parte anche del proprio, lo ricordiamo, ecco, il 10 di settembre nell'ufficio, nella messa proprio del rito qui della chiesa di Genova e così via. Si moltiplicarono veramente i martiri. Le cose andarono avanti così fino al 1637, quando ormai la stragrande maggioranza, anzi quasi tutti, i daimo-cristiani erano morti, qualcuno venne mandato in esilio e molti samurai cristiani erano caduti in miseria. Quindi la situazione veramente a quella data era brutta. Molti samurai, abbiamo visto, divennero Ronin. Quindi vagavano cercando di sopravvivere, a volte si mettevano al servizio di qualche villaggio. Ma soprattutto i cristiani, i samurai cristiani rimasti, confluirono verso il sud, dove proprio si trovava la maggioranza dei cristiani. E fu qui che appunto scoppiò la scintilla della ribellione. Allora, inizialmente l'occasione venne offerta da motivi fiscali, no? Proprio perché appunto il fisco era così oppressivo. Che cosa è successo? Che nel feudo di Arima il daimyo opprimeva i suoi sudditi in modo veramente allucinante, usando i samurai al suo servizio per andare a versare chi appunto non pagava. Proprio perché i debitori insolventi venivano torturati e anche le loro famiglie, ecco, subivano proprio tutto questo. E il 17 di dicembre del 1637 le guardie appunto vennero a cercare un debitore, ma non lo trovavano perché era scappato e si era rifugiato in montagna. E allora cosa fecero le guardie? Se la presero con la figlia, che venne denudata, bruciacchiata. Quando il padre venne a sapere di quello che è avvenuto, radunò alcuni suoi amici e andò a far vendetta sul comandante, sul samurai che comandava le guardie. Si asserragliò nella casa dove viveva, lo uccise e lì resistette a ogni tentativo di stanarlo. Ovviamente la voce si sparse immediatamente e costituì un po' la scintilla, perché tutti i contadini di Arima poi insorsero e chiesero ai Ronin di guidarli. Accorsero poi anche quelli delle isole vicine, delle isole di Amakusa. A circa 70 km da Nagasaki, che era stato l'epicentro del cristianesimo, si trovava una penisoletta che si chiamava Shimabara. E lì sorgeva una fortezza, la fortezza di Ara, che era stata abbandonata, ma che divenne il punto di confluenza dei cristiani perseguitati. Che cosa è successo sempre in quell'anno 1637? Il giorno che precedeva la festa dell'Ascensione, un contadino vide attorno all'icona che lui venerava materializzarsi una cornice. Ovviamente questo fatto attirò moltissimi cristiani che andarono a casa sua, solo che la notizia si sparse e arrivarono le guardie e così tutti i presenti vennero presi e uccisi. Il giorno dopo, che era appunto il giorno della festa dell'Ascensione, i cristiani uscirono allo scoperto, piantarono al centro della piazza del villaggio una bandiera con una croce rossa dipinta sopra e si unirono a loro anche i pagani, anche i non cristiani, perché proprio nella mentalità giapponese le motivazioni religiose venivano viste come motivazioni più alte di quelle, legate alla pecunia, al fisco. Il responsabile dell'ordine pubblico che venne mandato per sedare il tutto finì linciato, scoppiò una rivolta. E così
Questa rivolta si sommò a quella che era già in atto ad Arima, di cui abbiamo parlato prima. E così adesso alcune centinaia di Ronin ripresero le loro armi e incominciarono a dilagare. Ed elessero come loro capo un giovane che si chiamava Amakusa Shiro. Amakusa Shiro aveva 16 anni. Lo elessero per due motivi. Prima perché era figlio di un grandissimo guerriero, di un samurai che divenne cristiano. E poi perché un gesuita che 25 anni prima era stato espulso dal Giappone aveva lasciato uno scritto, una strana profezia, in cui, no, una poesia, in cui si diceva che in quei giorni sarebbe arrivato un ragazzo inviato del cielo. Ecco, questo è lo stendardo, no, di seta bianca con il calice, due angeli in adorazione, che divenne appunto lo stendardo ufficiale dei cristiani che si ribellarono alla politica anticristiana e persecutoria. Questa profezia appunto diceva che quando 5 anni saranno passati 5 volte, Dio avrebbe mandato un ragazzo di 2 volte 8 anni. Allora il cielo farà sì che le nuvole fiammeggino ad est e ad ovest. La terra farà sbocciare i fiori prima del tempo. La gente allora porterà al collo la croce delle 9 gemme e improvvisamente bandiere bianche sventoleranno sui campi e sulle colline. E infatti in quell'anno 1637 vi fu appunto una aurora boreale all'alba a est e al crepuscolo a ovest, e i ciliegi fiorirono in autunno. Questo appunto fu molto importante. Allora, qui ho fatto un errore di scrittura: 9 gemme, qui ha scritto 9 gemme. E così appunto questo ragazzo di 16 anni venne eletto appunto come capo della ribellione. E tutti i samurai lo accettarono. A noi questo può lasciare un po' stupiti, perché nella nostra mentalità, soprattutto attuale, che riguarda soprattutto noi adulti, abbiamo l'idea che a 16 anni si è troppo giovani, si è poco più quasi che bambini, ma non è vero. Non è vero, a 16 anni ormai si è grandi, si può dire che anche si sia adulti, solo che nella nostra mentalità di oggi c'è un po' il mito dei 18 anni, per cui fino a che non si sono compiuti 18 anni si è ancora troppo giovani, ecco. Ma nel passato non era così, anche la maggiore età nel passato spesso avveniva anche prima. Quindi questo sedicenne appunto guidò. Ovviamente la notizia della rivolta, prima che giungesse alla capitale, ci vollero circa 2 settimane. E così Shimabara e le isole Amakusa passarono appunto ai ribelli. Il signore di Shimabara aveva paura di perdere il feudo e anche qualcosa di più, che ci ripotesse rimettere anche la sua famiglia, quindi minimizzò la cosa con lo shogun. In fondo diceva: vabbè, ma sono solo degli straccioni, sono dei contadini. Però le cose invece si fecero molto molto serie, perché appunto non riuscirono a sedare la ribellione. E così cosa è successo? Che il signore venne autorizzato a usare la forza, però coordinandosi con altri signori del Kyushu. Venne eletto un generale, il quale era assolutamente sicuro di poter vincere, perché cosa volete che potessero fare questi ribelli contro veramente un esercito organizzato? Ecco, con questa foto si vedono le rovine della fortezza di Ara, ecco, che sorgevano su quella piccola collina, su quello scoglio. Si arrivò all'assedio, perché tutte le varie ondate che vennero mandate furono tutte vi vinte, respinte. E quindi le cose si fecero serie per il governo centrale.
La base, appunto, venne scelta la fortezza di Ara e lì si trincerano e inizia un lungo assedio di questo castello. La posizione in cui sorgeva era ideale perché tre lati davano sulla scogliera. Davanti poi vi era una palude seguita poi da una distesa pianeggiante. Quindi diciamo che era la situazione ideale. Aveva tre cinta di mura di pietre e la parte superiore, come era spesso nei castelli giapponesi, in legno. Alla fine di gennaio, del 1600, 38, il castello venne circondato, anche dalle navi che incominciarono a fare fuoco. A questo si unirono, anche le navi spagnole, o meglio, scusa, olandesi, che appunto erano state chiamate dal signore locale per bombardare. Lì intervenne però poi lo shogun, dopo circa 2 settimane, richiamando le navi e prendendosela con il signore, perché dicevano: possiamo chiamare gli olandesi per combattere, dovete cavarvela da solo. Le cose però cominciarono a mettersi male proprio perché venne a mancare il cibo. Intanto l'esercito imperiale, l'esercito shogunale, aveva raggiunto circa le 100.000 unità. Per cui veramente fu un grandissimo esercito quello che combatteva contro quel manipolo di persone che si erano ribellate, tra cui anche donne e bambini. Vennero mandati anche i ninja, ma anche loro fallirono, non riuscirono. Appunto, quando venne inviata poi una flotta, di 60 navi proprio per poter appunto vincere. Però il generale che comandava il posto, il signore del luogo, però aveva paura che, diciamo così, altri signori potessero prendersi il merito della vittoria. E così il 14 di febbraio ordinò l'attacco contro la fortezza di Ara, ma venne sconfitto, morì lui. E morirono 4.000 uomini, 4.000 sue uomini. Insomma, le cose non erano, sembrava facile poter vincere questi ribelli cristiani, ma non fu così. E quindi allora il nuovo signore, lo shogun, decise di prendere Ara per fame. Cercarono anche di blandire, dicendo: guardate che se vi perdonate, non vi faremo più pagare le tasse. Insomma, cercarono anche, ecco, di poter, diciamo così, convincerli. Ma loro dicevano: no, perché noi non ci siamo ribellati per motivi di tasse, ma perché noi vogliamo essere liberi di professare la nostra fede cristiana. E questo, il governo non lo voleva concedere. Quindi, appunto, vennero anche gli olandesi. Il 24 di febbraio una nave olandese iniziò un bombardamento che inflisse danni gravissimi. Cercarono anche di fare una sortita, i vari Ronin che si trovavano ad Ara, una sortita notturna nel campo nemico, soprattutto per andare a cercare cibo. Però ne presero, ne trovarono molto poco e caddero più di 300 Ronin. Il 12 di aprile avvenne l'assalto al castello. La lotta durò 2 giorni, 2 notti, però gli insorti continuavano comunque a resistere, fino a che si giunse al 15 di aprile. Il 15 di aprile con l'assalto finale. Ecco, in quel giorno poi tutto finì. Si trovavano cadaveri ovunque, però bisognava trovare, questi erano gli ordini, la testa dell'inviato del cielo, no? Di questo Shiro, del ragazzo che nessuno aveva mai visto. Tant'è vero che il comandante imperiale era convinto che non fosse un ragazzo, ma che fosse un adulto.
Comunque, insomma, bisognava trovare la testa di questo inviato del cielo in modo tale da esporla come trofeo. Questo Shiro cadde, ecco, ucciso da un samurai, tra l'altro un samurai di basso rango, che lo trovò agonizzante senza sapere che fosse lui e gli tagliò la testa. Il signore di questo samurai se la fece consegnare perché aveva visto che aveva delle fattezze un po' particolari. La fece così lavare, la fece pettinare e la fece mettere su una panca. Venne chiamata poi la madre di Shiro, che venne fatta sfilare davanti a questi macabri trofei, no, di teste mozzate, per vedere se tra quelli ci fosse il figlio. E così avvenne. E così avvenne. E così finì, ecco, questa impresa. A partire da quell'anno 1638, a seguito proprio della rivolta dei samurai cristiani, la rivolta di Shimabara, il Giappone divenne Sakoku, cioè un paese chiuso agli europei. Chiunque avesse osato entrare, venne concesso solo un porto per il commercio, ma poi bisognava andarsene via. Chi osasse entrare in Giappone sarebbe stato ucciso immediatamente. Così anche chi riusciva a scappare non poteva più rientrare. E quindi questa politica di chiusura, poi anche anticristiana, durò moltissimo. Però i missionari comunque non si fecero scrupolo, Tornarono nonostante il divieto, molti vennero uccisi. L'ultimo fu un siciliano, Pietro Sidotti, nel 1715, e fino al 1858 in Giappone rimase in vigore la pena di morte per i giapponesi sospettati di essere cristiani. Nel 1859 la Società delle Missioni Estere di Parigi poté inviare i primi missionari, ma soltanto per gli europei, assolutamente non potevano avere a che fare con i giapponesi. Nel 1865 a Nagasaki venne costruita una chiesa, ma che appunto era solo per gli europei, era assolutamente vietata ai giapponesi. Qui abbiamo una scena. Successe che un padre Petitian, un giorno, 17 marzo del 1865, lui era in chiesa, gli si avvicinarono alcune donne. Gli si avvicinarono alcune donne che vollero parlare con lui. E lui scoprì che queste erano cristiane, che si erano tramandate la fede di padre in figlio. Allora decise, il giorno dopo, di seguirle, di andare al paese di queste donne, ovviamente travestito, in modo tale da non essere riconosciuto. Lì celebrò una messa in Giappone, che fu la prima, diciamo, al di fuori di quella chiesa aperta solo per gli occidentali. Appunto, questo padre scoprì che erano molti i villaggi che erano rimasti cristiani, circa 10.000 fedeli. E così per diverso tempo, no, sempre di nascosto, no, i vari uomini di preghiera li incontrò appunto per verificare l'esattezza delle preghiere, eccetera. Solo che 2 anni dopo, preso a pretesto il fatto che alcuni cristiani avevano rifiutato la presenza dei bonzi, a un funerale, che cosa successe? Che le guardie capirono che lì c'erano dei cristiani e così in migliaia vennero imprigionati, uccisi, molti deportati. Nel 1868 viene instaurato di nuovo il governo imperiale, perché lo shogunato, tenuto ormai per 3 secoli, cade in disgrazia e così abbiamo la dinastia Meiji con un governo illuminato. Però comunque sia continuarono le persecuzioni. Soltanto nel 1899 il Giappone ammise la libertà di religione. E quando scoppiò la guerra, o meglio, quando nel 1945 poi venne sganciata la bomba, la città giapponese con più cristiani era proprio Nagasaki. E
Nel 2008 poi avverrà la beatificazione di 188 martiri proprio a Nagasaki. E si dice ancora oggi che quando si svolgono le cerimonie in ricordo delle due bombe atomiche, dei bombardamenti, si dice che a Hiroshima si protesta, ma a Nagasaki si prega. E qui qualcuno così ha cercato anche di mettere in evidenza anche questo aspetto. Guarda un po', Nagasaki, che era la zona del Giappone più cristiana, cattolica, fu quella più martirizzata, sia sotto il governo shogunale, sia anche dagli americani. Ecco così, in sintesi, un po' così, questa storia un po' particolare. Chi volesse approfondire, ci sono alcuni testi utili, uno di Rino Camilleri, Shimabara no Ran, la grande rivolta dei samurai. Shimabara no Ran vuol dire proprio la rivolta di Shimabara del 2012, oppure di Gabriele Di Comite, Santi, Martiri e Samurai, storia del Giappone cristiano, un testo recente del 2021. Poi a livello invece più generale ci sono due testi che possono essere utili, di Rosa Caroli, Francesco Gatti, Storia del Giappone, edito dalla Terza del 2017, oppure di Jonathan Clements, Samurai, Shogun e Kamikaze, la grande storia dell'impero del Son Levante, giunti 2020. Bene, spero che così possa essere stata utile. Alla prossima, arrivederci.